Ansa Voice Daily, l'approfondimento di oggi. Un saluto e bentrovati con l'approfondimento. Super bonus, eco bonus e sisma bonus facciate, quello idrico e per i mobili e un nuovo sconto per abbattere le barriere architettoniche. Nel 2022 torneranno tutte le agevolazioni principali che hanno portato, dopo la pandemia, a un vero e proprio boom nel settore dell'edilizia. I ritocchi riguardano in alcuni casi le soglie, ridotte come per il bonus facciate, ma dopo il via libera alla manovra in commissione bilancio al Senato, viene eliminata la maggior parte dei limiti che il governo aveva immaginato inizialmente al 110%. Nella formulazione finale, frutto di un lungo negoziato tra maggioranza e governo, il superbonus viene esteso al 2022 anche sulle case unifamiliari, cancellando i precedenti riferimenti a tetti ISEE, a limitazioni all'abitazione principale e a termini di comunicazione della CILA. Viene inserito un unico vincolo, cioè effettuare il 30% dei lavori entro il 30 giugno 2022. Per il resto c'è l'equiparazione tra lavori trainanti e lavori trainati, la proroga tutto il 2025 per gli interventi nelle aree colpite da eventi sismici a partire dal 2009 e la validità confermata anche per gli impianti fotovoltaici fino a 48.000 euro complessivi, cui si aggiunge, nell'ottica della spinta alle rinnovabili, anche un bonus per gli impianti di produzione elettrica che installano sistemi di accumulo. Un emendamento, inoltre, ha anche rimediato all'incertezza che si era creata sulle cosiddette asseverazioni, cioè il controllo sulle congruità dei prezzi degli interventi edilizi, necessarie dopo il DL antifrodi di novembre. Una circolare dell'Agenzia delle Entrate, però, aveva creato incertezza nelle modalità di valutazione dei prezzi. Nell'emendamento quindi si chiarisce che i prezzari individuati ai fini degli interventi di riqualificazione energetica restano applicabili anche per tutti gli altri bonus edilizi, sisma bonus anche al 110%, bonus a ristrutturazioni, bonus facciate. Una novità è invece l'emendamento che introduce il bonus del 75% per abbattere le barriere architettoniche, una detrazione in 5 anni per le spese sostenute nel 2022, con tetto a 50.000 euro per le villette, 40.000 ad appartamento per i piccoli condomini e 30.000 per le abitazioni nei palazzi oltre le 8 unità. Il bonus serve per installare ad esempio ascensori o montacarichi e sarà esteso anche a interventi di automazione degli impianti degli edifici, comprese le spese di smaltimento dei vecchi impianti. Il bonus per l'acquisto di mobili, legato comunque a una ristrutturazione edilizia, è confermato, ma ne viene rivisto il tetto. Il testo della manovra presentato dal governo lo voleva ridurre a 5.000, ora sale a 10.000. Prorogato fino al 2023 il bonus idrico, ovvero l'agevolazione per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio dell'acqua che consentono di ridurre il consumo di bottiglie di plastica. Unico bonus rimasto fuori dalle correzioni della maggioranza è quello per gli interventi di rinnovo delle facciate degli edifici. Viene confermato il taglio, proposto dal governo, dal 90% al 60% per il 2022, ma senza limiti di spesa.